Oggi siamo qui a Bergamo per inaugurare la nuova sede del Centro Studi Condominiali UNAI. È un evento importante perché è importante la città che ci ospita e i nostri colleghi di Bergamo sentivano l'esigenza di un punto di riferimento dove incontrarsi, approfondire le tematiche e perfezionare quelle che sono le conoscenze tipiche proprie dell'amministratore di condominio, ivi compresa la formazione che è obbligatoria dopo il decreto ministeriale 140 del 2014. Che apporto può dare Bergamo all'UNAI nazionale? Bergamo si trova in una location importante. Nella città e nei dintorni ci sono numerosi condomini. La figura, la professione dell'amministratore di condominio è una professione che spesso viene affrontata in maniera diciamo superficiale, ma è una professione invece che richiede una grande professionalità e una serie innumerevole di conoscenze. Siamo soliti dire che la nostra è una formazione poliedrica e multidisciplinare. Una città come Bergamo, un centro comunque dove ci sono così tanti condomini, ha bisogno di amministratori professionisti con una formazione altamente professionale e con capacità che siano all'altezza delle necessità. Niente meglio di UNAI, che è la più antica associazione degli amministratori di condominio. Ci siamo costituiti infatti nel 1968, il 19 febbraio, quindi qualche giorno fa. C'è stato il nostro anniversario. Siamo in assoluto la prima associazione di amministratori di condominio e siamo anche la prima e l'unica ad avere l'accreditamento sindacale per la rappresentatività della categoria. Oggi finalmente si inaugura una realtà nuova per gli amministratori. Abbiamo il piacere di presentare finalmente UNAI anche a Bergamo, dove ha aperto la sede provinciale per Bergamo e provincia. UNAI è la più antica associazione di amministratori di condominio d'Italia, la prima inserita nell'elenco del Ministero di Giustizia. Mancava a Bergamo e da oggi ci sarà anche quello. Possiamo contare su un know-how di oltre 50 anni di attività e per la professione dell'amministratore è molto importante adesso più che mai essere informati e formati. Seguiranno tanti altri eventi formativi calati sulla realtà, quindi ci siamo prefissati come obiettivo di calendarizzare bimestralmente degli eventi formativi che saranno calati sulla realtà del quotidiano di quello che accade ogni giorno nei condomini. Fra un paio di mesi posso già anticipare che ci sarà un evento sull'argomento principe del momento, che è il Superbonus 110.